siamo giunti alla quarta edizione di Ottobre Rosa, che è nato quasi come scommessa, perché 4 anni fa ci siamo seduti a un tavolo con delle associazioni già operative sul nostro territorio e ci siamo domandate come assessorato, visto che era un assessorato nuovissimo che non esisteva in precedenza, cosa avremmo potuto fare per loro per dare maggiore visibilità al loro operato, ma soprattutto cosa potevamo fare per mettere a sistema queste grandi realtà che lavorano sul nostro territorio a favore di tutte le donne. Quest'anno Ottobre Rosa diventa una kermesse davvero significativa in termini di contenuti, perché abbiamo voluto ampliare quelli che sono i focus, gli argomenti, i temi più caldi dell'attualità sul fronte delle politiche di genere, ma anche e soprattutto in termini di partnership. Abbiamo oltre 30 associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questa edizione, dei partenariati importanti con la provincia, con la regione, con la Camera di Commercio, con il Comitato per l'imprenditoria femminile, e addirittura quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di ottenere il patrocinio da parte del Ministero per le Pari Opportunità, che ormai ci accompagna, ma anche e soprattutto il Ministero degli Interni, visto il nostro significativo impegno sul fronte dell'antiviolenza sulle donne. Ecco, so che tantissime sono le persone che sostengono questa iniziativa e soprattutto le donne, perché è dedicata soprattutto alle donne, però ci sono state alcune polemiche che arrivano da una donna, tra l'altro. Sì, ci sono state delle polemiche, ma prima di questo vorrei soffermarmi su un altro aspetto. Ottobre Rosa 2011 si contraddistingue per avere dato vita anche a un cambio di rotta. Le politiche di genere, le politiche di pari opportunità non sono politiche solo per le donne, tanto è vero che Ottobre in Rosa con la sua proposta lo dimostra. Noi ci occupiamo quest'anno di temi caldi quali la disabilità, quali il tema scottante legato alle dinamiche interne ai carceri, piuttosto che quello che è la piena accessibilità degli spettacoli culturali, delle kermesse teatrali e molto altro ancora, tra cui assolutamente un punto imprescindibile per noi, il senso di quello che viene chiamato come nuovo fenomeno della bigenitorialità, quindi il dramma vissuto all'interno di quelle famiglie che vedono la separazione di madre e padre. Direi che le polemiche che sono emerse sono delle polemiche frutto di chi non ha letto il programma, ma di chi evidentemente ha sentito soltanto dire qualcosa in merito a Ottobre Rosa. Chiunque ne avrà l'occasione, ne avrà voglia, potrà, scorrendo il programma, accorgersi di quanto sia complesso, sia ricco il calendario di iniziative. All'interno di questo sì, abbiamo voluto anche nel filone salute e benessere inserire degli appuntamenti un po' più leggeri per favorire tutte le donne che hanno anche interesse nel dare una visione di sé, di una donna perfettamente curata, perfettamente in grado di dialogare col prossimo, ma non perché questo sia il suo unico interesse, unico impegno, ma perché tenga la cura di se stessa. Centro Antiviolenza Donne di Monza ha partecipato l'anno scorso, penso tutti gli anni, all'iniziativa Ottobre in Rosa. Cosa ci può dire degli eventi passati dell'anno scorso? Quali sono le cose positive che avete accolto all'interno di Ottobre in Rosa? Fondamentalmente questa attenzione da parte dell'assessorato alle problematiche femminili, alle problematiche di genere. Noi sono anni che affianchiamo questa iniziativa perché ci crediamo, un po' per il lavoro che facciamo, un po' ci crediamo come donne singolarmente. L'anno scorso noi abbiamo partecipato con un convegno sulla immigrazione femminile in Italia ed è stata una giornata molto bella perché oltre a noi erano presenti la Caritas, che ha una serie di progetti su questo fenomeno, e il Mosaico Interculturale, che è un'associazione di donne tutte straniere, provenienti praticamente da tutto il mondo, che si occupano di intermediazione, che lavorano con le istituzioni, con altre associazioni e così via dicendo. Ed era stato molto bello perché abbiamo toccato con mano quelli che sono i problemi delle donne che vengono a lavorare nel nostro contesto, ma abbiamo anche realizzato quanto noi oggi abbiamo bisogno della loro presenza.
se banalmente pensiamo alle badanti e alle figure che sono inserite all'interno della famiglia, ci rendiamo conto che rappresentano una grossa fetta della nostra società. Quindi lei pensa che iniziative come Ottobre in Rosa servono comunque sul territorio? Io credo di sì, perché servono sia per conoscere meglio il territorio, sia per visualizzare quelli che sono i problemi del territorio e quindi mettere in atto anche delle politiche adeguate. E secondo me sono molto importanti anche perché permettono una conoscenza ed una capacità di progettazione fra le varie associazioni presenti sul territorio che si incontrano su progetti comuni, perché noi quest'anno lavoriamo con i Fratelli dell'Uomo perché loro si occupano di progetti con donne e noi abbiamo la nostra parte, diciamo, di progettualità che riguarda sempre il problema delle donne, sia la violenza ma anche delle forme di sensibilizzazione e di attenzione a questo problema. Nino Pirovano, siamo arrivati alla quarta edizione dell'Ottobre in Rosa, un commento su questa edizione e sulle novità? Ma intanto il merito di Martina Sassoli di essere stata tenace e così è riuscita a mantenere questo ciclo in vita di appuntamenti che Ottobre in Rosa ha portato su questo territorio così significativo per l'imprenditoria femminile. Le pari opportunità sono sempre un argomento importante, soprattutto in un momento dove insomma, la crisi purtroppo si sta sempre più espandendo e sembra che sia difficile venirne fuori. Un merito anche perché le donne, come dicevo anche l'anno scorso, gli anni passati, sono un'opportunità per il mercato e quindi non bisogna assolutamente perderle. E anche la provincia di Monza e Brianza sostiene Ottobre in Rosa. Presidente, un commento. Sì, un commento e un ringraziamento. Il ringraziamento doveroso va all'assessore Sassoli che ha fortissimamente voluto questa rassegna, arrivata la sua quarta edizione, che di anno in anno si completa sempre di più, per cui credo che il menù di quest'anno sia veramente straordinario. Ho letto e ho visto che nel programma si parla anche di alcune tematiche che non erano state sfiorate nelle edizioni precedenti, come quella delle politiche di reinserimento delle detenute nel carcere di Monza, come quella delle politiche che riguardano l'immigrazione, le straniere, per cercare di farle inserire in maniera migliore nella nostra realtà. Ho letto che si parla anche dei diversamente abili, quindi credo che sia veramente un carnet a tutto campo per mettere al centro la donna, mettere al centro la donna madre, la donna lavoratrice, la donna pilastro fondamentale di questa società, e per questo sono certo che l'iniziativa avrà un grandissimo successo. È una presenza a sorpresa dell'assessore Alessandro Collucci, l'assessore a sistemi verdi e paesaggio della regione Lombardia. Un commento su questa iniziativa, su Ottobre in Rosa e l'importanza della sua presenza. Ma io ho il piacere di presiedere il tavolo territoriale di confronto, che è quel tavolo che Regione Lombardia crea su ogni provincia per riuscire a interagire col territorio, tutti gli attori del territorio, e costruire insieme una strategia orientata allo sviluppo, orientata anche all'aggiornamento di quali devono essere le politiche utili in quel momento per tutto il territorio regionale. E proprio in questa ottica partecipo in rappresentanza del Presidente Formigoni a questo incontro per noi importantissimo. È una delle politiche più qualificanti di Regione Lombardia in questa legislatura, è proprio il tema della donna, delle pari opportunità, in particolar modo della conciliazione, che è il tema sul quale vogliamo puntare, perché non ci possono essere, tra virgolette, barriere architettoniche nei confronti del mondo femminile, che ha una valenza qualitativa, professionale importante nel mondo del lavoro, e noi dobbiamo riuscire a rendere possibile il coinvolgimento lavorativo e nella società attiva delle donne. È per questo che Regione Lombardia lavora a fianco alle altre istituzioni con quegli strumenti di pianificazione che consentono insieme di garantire la possibilità di realizzare queste iniziative, che possono avere una concretezza se il mondo associativo viene adeguatamente coinvolto, perché a fianco a regione, comune, province è fondamentale che ci sia il mondo associativo, che è la vera forza e energia del nostro territorio, la vera forza della sussidiarietà lombarda. Questa manifestazione Ottobre Rosa, che è giunta, come diceva, la quarta edizione, è cresciuta enormemente nell'arco del tempo, in questi 4 anni. Io provo una certa emozione nel ricordare come è nata.
quasi per gioco, quasi per come sfida. Una sfida che abbiamo voluto lanciare al nostro territorio, ma soprattutto nata per rispondere a quelle che erano le esigenze di un territorio già ricchissimo di opportunità per le donne, ma che sentiva ancora l'esigenza di crescere. Ed allora è stato proprio nel 2007 che ci siamo domandate cosa avrebbe potuto fare un assessorato giovane, perché si era creato da pochissimi mesi, per il proprio territorio, per andare incontro a quello che è il primo valore di questa terra, di questa Brianza, l'associazionismo. E allora il mio pensiero, il mio ringraziamento va a quelle associazioni che per prime hanno raccolto il nostro invito a collaborare, ma soprattutto a credere in un progetto sinergico, a credere nella volontà di voler mettere insieme le forze di queste tante importanti associazioni per dare vita a un progetto unico a favore delle politiche di genere. Ed è da quel momento che abbiamo iniziato a lavorare focalizzandoci soprattutto sul fronte femminile, sulle pari opportunità, sulle politiche di genere, lavorando sui filoni a noi cari, lavorando sul fronte del lavoro, sul fronte del reinserimento post maternità, della nuova formula di impresa al femminile, come diventare imprenditrici anche dopo un impegno tutto femminile come quello della maternità. Ma ancora ci siamo domandate quali potessero essere gli strumenti che dessero vita a quella parola che 4 anni fa era ancora fumosa e che oggi riconosciamo come un valore aggiunto della società civile, che è il termine conciliazione. E devo dire che in questi 4 anni sono stati raggiunti davvero degli obiettivi importanti. Vi ricordo sul fronte dell'antiviolenza, siamo stati tra i primi a parlare di stalking e nuove forme di violenza contro le donne, siamo stati tra i primi a parlare di violenza economica, siamo stati tra i primi a parlare di violenza psicologica, tra i primi a introdurre nel gergo comune il gaslighting, queste nuove forme di violenza che purtroppo ancora dilagano nella nostra società e che purtroppo ancora fanno fatica a emergere come dei veri e propri reati contro la persona. Ma ci siamo fatte portatrici anche di valori positivi, non soltanto come lottatrici contro il male, ma anche e soprattutto in termini propositivi e di capacità di invogliare la società civile, ma anche e soprattutto l'impresa, a guardare alla donna non come un qualcuno che potesse rappresentare un ostacolo per l'impresa stessa, ma anche e soprattutto un valore aggiunto. Sia una forma di discriminazione forse più umiliante, con ruoli di responsabilità che vengono improvvisamente ridimensionati. Pensate che nei primi 3 mesi del 2011 sono soltanto nella provincia di Milano 4.500 le donne che hanno dovuto rinunciare al lavoro dopo aver messo al mondo un bambino. La causa principale probabilmente di questi licenziamenti sono anche dovuti a questa crisi economica che evidentemente ha costretto molti a dover risparmiare proprio su quelli che sono gli strumenti necessari per poter conciliare meglio il lavoro e la famiglia, come gli asili nido, i babysitter, quindi rimanendo senza lavoro e restando a casa. Perché purtroppo ormai la maternità per una donna che come all'inizio cerca di essere anche una buona lavoratrice è diventato un lusso. In realtà va visto come un diritto nel quale si riesce a convogliare anche la vita lavorativa.